la vigilia di Natale e a Dublino c'era un sole che spaccava le pietre. Le lucertole si erano messe le ciabatte di gomma e i cactus allineati lungo le strade della città boccheggiavano. «Acqua!» boccheggiò un cactus. «Acqua dietetica!» boccheggiò la sua ragazza accanto a lui. Il fiume Liffey si era prosciugato e i copertoni di tutti gli autobus della città si erano sciolti per il calore. Robbie e Jimmy Mac stavano friggendo un uomo su una pala e... «Ehi, un attimo! Cosa c'è? Dublino non è mica così a Natale! Ricomincia da capo!» «D'accordo!» Era la vigilia di Natale e a Dublino nevicava da settimane. Fiocchi di neve grossi come sorci cadevano dal cielo grigio e i cactus, allineati lungo le strade della città, erano gelati e molto confusi. Jimmy e Robbie Mac stavano cercando di staccare un uovo ghiacciato da una vanga e... «Alt! Cosa c'è? Dublino non è neanche così! Basta con queste scemenze, se no il libro non lo compro!» «Va bene, scusa». Era la vigilia di Natale e a Dublino pioveva. A Natale regala una storia. Auguri da Scarlett, volontaria di Mare di Libri.